has the advantage, but he's built it up to 24 seconds over Hjelmerset. In fact, that graphic you're seeing now is already a little bit out of date, because Verpalu is through 35 kilometers and 1 hour 34.36 seconds, and he leads from Hjelmerset and Svartedal, but still one or two important races to come through the key point. And I can tell you Estelle is 1 hour 1:33 off the pace. So here comes Andres Verpalu, and there you can see Verpalu 24.6 seconds ahead of Odd-Bjørn Hjelmerset and Svartedal, who is in third place, and Verpalu, who's been just turning the screw the whole way through the second phase of this race. Now it's really serious now, and Verpalu, this 34-year-old Estonian, holding off everybody, as we see Matti Fredriksson coming through. Fredriksson, who has been pretty close to winning here in Oslo in his time, was fourth 2 years ago behind Verpalu, and one or two other important performances to underline. Svartedal in third place, but then Martin Bacicak of Slovakia, fourth, exactly a minute off the pace. Philbrick of Germany going with him in the same time differential. Södergren, 1:15 for Sweden. And then Ilizhanin of Russia, virtually unknown. Yeah, this is only his third World Cup race. The 22-year-old Russian, who was 37th in Pragelato before the World Championships, are currently in the top 10 and only a minute 22 off the pace. So this is a pretty fantastic performance by him, and he's virtually unknown as a top-class racer, but he's on course to get his lifetime best in a very big way. So Verpalu from Hjelmerset, and then Svartedal, Bacicak in fourth place, and Martin Bacicak, who was also involved in the World Championship 50 kilometer classic race, showed up in that quite early on, but then slipped back off the pace and eventually finished in 24th place. But Bacicak, who was 11th early on, then dropped to 21st, then 8th place, really yo-yoed up and down, but at the moment just about in 4th place. And here you've got Ilizhanin in picture, coming through number 125, just 22 years of age, and all that I have on him for you at this moment is the fact that this is his third World Cup race, and if he carries on like this, it's certainly going to be his best performance. A great day here at the Holmenkollen, and the thousands are really out now. Just a bit mystifying why we started so early with the women's race. 9 o'clock these days is a touch early to get the fans out, even here in Holmenkollen. Further up the course, those who started early, you can see Yeri Magal at 40 kilometers. Yeri Magal of the Czech Republic, with also his teammate Lukáš Bauer in the race. Yeri Magal, who would have an opportunity of getting some decent points. He was top 30 in the World Championships, so just 10 kilometers to go. So Magal, wearing 1:42, as we switch to Svartedal. Svartedal coming down towards the stadium, and back to Yeri Magal. Yeah.
Kiri Magal, who got a silver medal. No, he didn't. What am I thinking about? Yeri Magal, who actually had that 27th place. He was 18th in a couple of other races, the 15 free and the pursuit. So a fair but not fantastic World Championships, but overall part of a Czech team that did pretty well. And you can see the time there of Ilizhanin of Russia. And he is taking important scalps all the way ahead of Sirocco, Christian Sirocco, and Leg Goff, two much more experienced racers at this level. And 144.48, that is a very, very good performance at the moment. ...40 kilometers, and Hjelmeset and Svartedal separated now by 50 seconds. The two Norwegians who were dominant early on until Verpalu made his big move, and it is a really big move by Andres Verpalu. Hjelmeset, the world champion bronze medalist over 50 kilometers. And just looking further down, I can tell you news, Vincent Vito, the man who's currently third in the World Cup rankings, he's retired, he's pulled out of the race, and that means he can't add to his score in third place in the World Cup rankings. And that will be very good news for Tor-Arne Hetland of Norway, who's not racing today, but lies second to the absent and recovering Axel Teichmann of Germany, who leads the overall competition. Now Södergren, also approaching the 40 kilometer mark, and back at 35 kilometers, Södergren down in sixth place, a minute and 15 seconds off the pace behind Verpalu. But the difference between him and Hjelmeset would be about 50 seconds. Bacicak, who was only less than half a minute behind Hjelmeset, and only 5 seconds behind Svartedal, so there's a real chance of him getting into maybe a podium position. E qui invece c'è Verpalu, però vediamo quanto guadagna sui norvegesi. Dovrebbe guadagnare molto su Svartedal, un po' meno su Hjelmeset. Adesso lo vediamo di nuovo tornare nella zona dello stadio. Non ho ben capito, è Verpalu che ha saccato Bacicak o Bacicak che ha saccato Verpalu? La situazione non è chiarissima in questo momento. Qui siamo su Södergren, che andrà a far segnare probabilmente il quarto tempo dietro a Svartedal. Comunque una buona prova per Södergren, che insomma se la sta facendo tutta da solo. Södergren è terzo ai 40 km con Vilekzianin, che è quello più in rimonta. Bajcikak è con il tedesco. No, Bajcikak ha staccato Verpalu. Sì. Infatti si volta a guardare il tempo adesso. Bajcikak se n'è andato, ma probabilmente perché ha capito che ne aveva di più rispetto a Verpalu. Ma quanto gli ha dato? Sì, atleta eccezionale Bajcikak, che va forte in tutte e due le tecniche. I due norvegesi potrebbero anche darsi una mano, Non so quanta mano possa dare Svartedal a Hjelmeset. Certo che Bajcikak è in grandissima rimonta. 37-3, allora andiamo a dire 35, qua sta cambiando tantissimo. No, Verpalu è pesante difficoltà adesso nel gesto Verpalu, guardate com'è pesante, lavora solo di braccia proprio, ma fa una fatica incredibile. Non ha più le gambe, qui Verpalu non ha più le gambe, secondo me. Comunque, Dario, ribadisco che gli italiani si stanno battendo alla grande, sono tutti in rimonta praticamente. Verpalu vediamo, è in crisi. Mamma mia, su Hjelmeset ha perso 24 secondi, su Bajcikak ne ha persi altrettanto. Sì, ed è stato abilissimo Bajcikak a capire che doveva lasciare Verpalu e continuare questa prova da solo. Qui siamo sul terreno di Frode Estil. E c'è Filbrick in grandissima rimonta anche lui, che potrebbe andare a insidiare la quarta posizione del russo.
una gara appassionante in questi ultimi chilometri. Tanto Filberg può approfittare del trenino dei norvegesi che ha raggiunto, però non so dove lo possa portare questo trenino con Estil e Skjeldal. Svartdal al momento è in sesta posizione, addirittura da primo che era nel primo terzo di gara, fino al primo terzo di gara era lui a dominare. Sì, qui con Filberg c'è anche Jakmaj che concede 3 minuti al tedesco, che non sono pochi. Grandissima gara di Jens Filberg, veramente non ci saremmo aspettati, magari ci aspettavamo più Schuttler tra i tedeschi, che è uno specialista di queste distanze e di questa tecnica. Vediamo allora Estil che si inserisce in quarta posizione davanti al russo di 16 secondi, anzi 15. E ha guadagnato anche lui. Filbrick, scusate. Sì, Filbrick. Qui siamo su Dementiev e dopo di lui ci sarà il trenino con Dicenta e Mattias Fredriksson e forse anche Lucas Bauer. E a questo punto possiamo quasi dire male i norvegesi, perché l'unica carta che si possono giocare per andare sul podio è Hjelmeset, sì. Forse anche per vincere in realtà, perché è in grandissima rimonta su Verpalu, però in generale gli altri sono fuori dai 5. Ma direi che ha grandi chance di vittoria a questo punto Oddbjørn Hjelmeset, sempre che Bajcikak non confezioni il miracolo in questi ultimi 10 chilometri. Tanto ringraziamo ancora Giorgio da Terni, che dice insomma di essersi appassionato agli sport invernali, sci alpino a parte, seguendo Eurosport, e dice secondo me l'Oscar per questa stagione lo merita anche Manninen e senza Berger. Dubbio. Beh, Manninen che ha raggiunto Bjerkengenvik a 30 vittorie in carriera, che insomma ha filato una striscia di 6 vittorie consecutive come Janne Haunen nello sci di fondo, nel salto, scusate. L'unico problema è che Manninen, come sempre ai mondiali, non ha portato a casa nulla. E questo di fatto diventa un trend decisamente negativo e inspiegabile per un atleta che poi in Coppa del Mondo vince con una continuità incredibile. Dopo i mondiali ha ricominciato a vincere. Adesso vediamo se Giorgio è riuscito a magari provare un'azione staccando Fredriksson, visto che non stava facendo non aveva un gran passo l'ex vincitore della Coppa del Mondo. Sì, anche perché tutto sommato ci sono chance di poter chiudere in una buona posizione staccando Fredriksson. È chiaro che bisogna capire se Giorgio ha nelle gambe le possibilità di staccare lo svedese, che è partito molto forte, poi via via ha rallentato il suo ritmo e adesso secondo me sta perdendo posizioni su posizioni. Checchi in grande rimonta intanto, attenzione che è decimo. Sì, no, gli italiani bene, Checchi, Saracco, Santus e Clara sono tutti lì nella insomma non molto lontani. Qui sono ancora insieme Fredriksson e Dicenta, è stato risucchiato con il 157 anche Lucas Bauer, sì. Ma ormai viaggiano i tre insieme praticamente da diversi chilometri. Beh, allora Svartdal potrebbe anche essere scoppiato a questo punto, per cui è anche facile che venga poi superato. Saranno rispettivamente ottavo e nono. Ottavo e decimo, probabilmente. Sì, ottavo e decimo. Sì, ottavo e decimo. Fredriksson e Dicenta. Però praticamente Dicenta allo stesso tempo di Estil. Sì, esatto. È lì in quella posizione, chiaramente lui si augurava e anche noi ce lo auguravamo per lui che fosse in lotta per il podio quantomeno, però oggi insomma bisogna anche ricordare che Giorgio è reduce da un'influenza che lo ha fermato nella condizione, per cui non facile. E qui siamo su Tobias Sangiver che sarà dietro a Giorgio Dicenta, però complimenti a lui che sta correndo praticamente da solo e decisamente più complicato. Adesso andremo a capire ai 42 km se Verpalu è proprio saltato, un po' come è accaduto a Svartdal. Probabilmente una gestione delle forze non proprio ottimale quella dell'Estone. No, ai 42 km c'è in testa Vilekjanin e siamo qua proprio con Hjelmeset. Ragazzi, ma quanto sta guadagnando il russo? Il russo ha guadagnato altri 20 secondi su Hjelmeset. Allora, andiamo a vedere, è 40 km il distacco tra Hjelmeset e Vilekjanin. Era di 56 secondi, 56, ne ha recuperati 25. Sì, 25, attenzione che è ancora lunga per Hjelmeset. Rischia di andare a vincere, bisogna vedere Bajcikak se tiene nei confronti del russo, altrimenti ci possono essere veramente delle sorprese notevoli per il finale. E Dario, se hai notato Svartdal non era con Hjelmeset, direi che Svartdal rischia di non finire tra i primi 10, dopo che ha guidato la gara praticamente per un buon terzo. Ha chiesto davvero troppo alla sua forma del momento, guardatelo là. È stato anche staccato dall'italiano che è Checchi, che era stato raggiunto e superato da Svartdal e adesso si sono invertite le parti.
era stato staccato Checchi, ha raggiunto Svartedal, adesso lo stacca Checchi che dovrà far segnare il terzo tempo. È saltato Svartedal. Sì, sì. Svartedal uscirà dai primi 15 probabilmente se continua così. Senz'altro. Anche se i distacchi degli altri sono pesanti, però fare 10 km, mamma mia quanto perde. Però Svartedal, che gara Valero Checchi, che ha anche superato Giri Magal e lo ha anche staccato, sta tornando alla grande. Vedete che non si inventa niente, ragazzi, se uno va forte all'inizio e poi dopo si paga. 50 km non sono uno scherzo, poi soprattutto non con partenza in linea. Sì, beh, questa è tutta un'altra gara rispetto a quella con partenza in linea, non c'è proprio paragone. A parte la distanza e la tecnica non c'è nient'altro in comune. Noi ci fermiamo e poi torniamo per riprendere il racconto della gara, tra poco, per l'ultimo giro. Di nuovo collegati in diretta con Osdolmen Collen, dove Verpalu, che sembrava in crisi, è riuscito a guadagnare nei confronti di Jelmeset, che invece sta soffrendo parecchio. Adesso 16 secondi di vantaggio, ma attenzione a Martin Bajcikak, che ha 35 secondi da recuperare nei confronti di Verpalu, e praticamente ne ha recuperati 25 negli ultimi 4 km. Questo vuol dire che al momento Bajcikak sembra quello più in condizione. Per quanto concerne gli italiani, Valero Checchi, ottimo settimo, Saracco è decimo, ma c'è Roland Clare in nona posizione che sta facendo una gara eccezionale ed è in rimonta un po' su tutti, anche su Giri Magal. Secondo me questa è una prestazione storica per quanto riguarda l'Italia in questa tecnica che non è la nostra. Probabilmente se si fosse corso a tecnica libera avremmo 10 uomini nei primi 20, perché a livello di squadra non abbiamo davvero uguali. Ma devo ammettere che Marco Albarello e il suo staff in campo maschile sta facendo un lavoro eccezionale, perché il livello di questi ragazzi, classe 80, 81, 82, è impressionante. Roland Clara alla seconda gara in Coppa del Mondo, dopo essere stato undicesimo all'Acti, qui si permette di lottare per le prime 10 posizioni, e se continua con la rimonta degli ultimi 15 km rischia di essere nei 10 in una 50 km ad Holmen Collen nella seconda gara in carriera in Coppa del Mondo. A mio avviso è qualcosa di incredibile. Fantastica gara davvero di tutti gli italiani. Adesso aspettiamo al passaggio ai 42 km Mattias Fredriksson e Giorgio Di Scenta, che stanno viaggiando insieme anche con Lucas Bauer. Lucas Bauer più attardato, dovrà passare Filbrick, che è un altro di quelli in grossa rimonta. Filbrick a questo punto potrebbe puntare anche al podio, perché Jelmeset mi sembra decisamente in calo. Jelmeset, un po' come Svartedal, ha pagato l'inizio. Sono partiti ambedue fortissimo, dopo 10 km avevano una ventina di secondi di vantaggio su tutti. Poi ovviamente hanno pagato, Svartedal faticherà a finire tra i top 10, già al momento ai 42 km è ottavo e ho l'impressione che possa perdere ancora parecchio. Per quanto riguarda gli altri italiani, Cristian Saracco praticamente sui tempi di Roland Clara. Fabio Santus ha perso qualcosa in questi ultimi 2 km, comunque è ampiamente nei primi 20. Chi ha perso un po' di terreno è Morigl, che al momento è 21esimo, però comunque è in zona punti, e Valbuso è 30esimo a 5 minuti e 30 secondi da Verpalu dopo 42 km. Comunque il russo è una sorpresa un po' per tutti. Pensate che questo ragazzo di fatto ha due presenze in Coppa del Mondo, ha debuttato a Pargelato in questa stagione e ovviamente non ha lasciato alcun segno in quanto non è entrato in zona punti. Tra l'altro a Pargelato gareggiavano di fatto i russi della squadra cosiddetta B, perché i migliori erano in Armenia e in ritiro. Poi questo giovane russo l'abbiamo rivisto all'Acti domenica scorsa in una 15 km tecnica libera e lì non ha barellato. Oggi sta facendo la gara della vita. Se continua con questa rimonta può ambire anche lui a una delle prime posizioni, perché di fatto è l'atleta che in assoluto guadagna di più. È passato anche Södergren ai 42 km a meno di un minuto da Verpalu, e adesso siamo su Giorgio Di Scenta che sta tirando Fredriksson per probabilmente una delle prime 10 posizioni. E Bauer se n'è andato, Bauer ha staccato Di Scenta e Fredriksson, segno che il ritmo dei due non è forsennato, anzi tutt'altro. Una bella gara comunque, eh? Senz'altro, una gara bellissima in questo momento. Credo che come colpi di scena, come cambi, insomma, c'è prima uno che riguadagna, l'altro che perde, insomma, situazioni che si ribaltano, davvero diventa interessante. Sì, sì, davvero appassionante. Segnalo che Valero Checchi è nono, andrà a prendere Svartedal per l'ottava posizione, probabilmente no, Valero Checchi adesso è tredicesimo, è stato sorpassato da alcuni atleti, però guadagnerà su Svartedal e sta guadagnando anche su Dementev, si mette bene anche per Valero Checchi che potrebbe chiudere 3-10.
praticamente la situazione è quasi definitiva ai 42 km, manca soltanto Angerer. E qui siamo ai 45 e devo dire che Hjelmeset ha perso ancora nei confronti del russo. Allora, andiamo a vedere. Allora, Vilek Zianin è arrivato ai 45 km, ai 42 km Vilek Zianin quinto con Hjelmeset che praticamente aveva 30 secondi di vantaggio. E con Vilek Zianin c'è Roland Clara che sta tenendo il passo del russo e guadagnerà una marea di posizioni. E Hjelmeset ne ha persi altri 17 se non sbaglio. No, ha perso 12 secondi. Solo 12? 12 secondi credo, da 16 a 46 erano 30, adesso sono 18, 12 secondi. Insomma, una rimonta incredibile di questo atleta russo che sta arrivando al traguardo e se non sbaglio Roland Clara è davanti a lui, l'ha staccato. Non vorrei aver visto male, ma avevo questa sensazione. Vediamo, intanto sta arrivando al traguardo Vilek Zianin. Che andava a far segnare il miglior tempo con un vantaggio abissale, però Clara mi sembrava davanti. Adesso andiamo a vedere al traguardo se arriva per primo. Eh sì, lui. Che è davanti, è arrivato adesso. È arrivato adesso, quindi vuol dire che ne aveva ancora per il finale. Clara può finire tra i primi 10, sarebbe un risultato storico. Tra l'altro, undicesimo a tecnica libera, decimo in alternato, direi che questo ragazzo c'è. Quindi si scrive una pagina fondamentale dello sci di fondo in alternato, Massimiliano? Per l'Italia sì, non arriverà al podio, però secondo me questa è una prestazione di squadra convincente come mai. Soprattutto secondo me dà una dimensione a Marco che forse la possibilità di far crescere l'alternato c'è. Monumento per Albarello e Chenetti che stanno facendo un lavoro con gli uomini incredibile. Nessuna nazione al mondo ha un numero di atleti di alto livello come l'Italia in campo maschile. Dobbiamo crescere un po' ovviamente in alternato, però direi che i presupposti sono ottimi. Intanto Södergren anche lui in rimonta su Hjelmeset. E Svartedal che è praticamente completamente saltato e guardatelo, arriva adesso, ha perso da Hjelmeset di fatto 2 minuti e 30 in pochi chilometri. E dietro Svartedal con il pettorale numero 44 c'è Thomas Morigel, anche lui in grande rimonta. Massimiliano, mi pare che abbiamo forse un po' trascurato un altro, tanto vediamo arrivare Bajcikak. Che in grande rimonta e potrebbe essere secondo. Massimiliano e Södergren che prende 10 secondi. L'abbiamo segnalato adesso, però forse il russo sta andando forte quanto Södergren. Ambedue, forse più forte Södergren addirittura. Södergren sta recuperando tantissimo, Su Hjelmeset ha soltanto 21 secondi di ritardo Södergren. Guarda Bajcikak che tempo. 10 secondi da Hjelmeset. Bajcikak arriva davanti a Hjelmeset tutta la vita. Verpalu arriva adesso. Si è ripreso Verpalu rispetto a quella crisi che ha avuto attorno al 40° chilometro. Bajcikak ha guadagnato più di 10 secondi su Hjelmeset in 3 chilometri, per cui lo scavalca di sicuro. A questo punto bisogna capire se Verpalu regge. Mi pare di sì, ha incrementato. Sì, si è ripreso. Ha superato la crisi, Massimiliano. Sì, su Bajcikak ha perso solo 4 secondi. Ha superato la crisi senza ombra di dubbio. E ha avuto una crisi nera perché praticamente 40 km non andava più avanti. Adesso sembra che le cose vadano per il meglio. Direi che per la vittoria se la giocano Verpalu e poi Bajcikak. Qui siamo col rifornimento, col pettorale numero 43 di Fulvio Valbusa, che però in questa gara non è un fattore, molto meglio di lui gli altri italiani. Sta arrivando il trenino norvegese in grande rimonta. Trenino di cui sta usufruendo anche Jens Filberg, che a questo punto rischia di concludere in una delle prime posizioni. Grande gara anche per quanto riguarda Filberg. Davanti a Filberg c'è Skjeldal, ma c'è Estil che sta iniziando a tirare forte proprio in questi ultimi chilometri. Estil che però difficilmente entrerà nei top 5 oggi. E Filberg perdendo il trenino di Estil, direi che rischia di giocarsi una posizione sul podio. Però guardate il tempo di Filberg, al momento è terzo. Bellissima gara, una delle 50 più belle degli ultimi anni, devo dire. Sì, più equilibrate anche, insomma, con un livellamento di valori importante che ci fa capire che anche per i nostri c'è margine per chiudere nei primi con un po' di lavoro specifico proprio in questa tecnica. Se si toglie Verpalu praticamente ci sono 5 atleti che si giocano il podio. Questo è davvero un fatto non usuale per una gara di queste proporzioni. Ci prendiamo una pausa e poi torniamo per il gran finale. Di nuovo in diretta, siamo ai 47 km e 4 dove la situazione con Vilek Zianin, aspettiamo Hjelmeset ai 45 km, tra i due c'erano come differenza 18 secondi.
vediamo un po' chi guadagna, chi perde. Perde Hjelmeset, perde ancora qualcosina, però ma poco, si difende. Però poco. Perde altri 4 secondi Hjelmeset e russo, mancano 2,5 km. Il russo Dario penso che abbia pagato qualcosa negli ultimi 2 km, anche perché Roland Clara l'ha staccato di prepotenza. Qui arriva Lucas Bauer in ottava posizione, Lucas Bauer che ha staccato Fredriksson e Discenta. A questo punto l'impressione è che i migliori degli italiani saranno Checchi e Roland Clara, per cui insomma 1980 Checchi, 1982 Roland Clara, la prestazione grandiosa dei nostri giovani. Situazione definitiva ai 45 km con Checchi nono e Clara undicesimo, risultato straordinario per questi due ragazzi, davvero. Sì, sì, e tra l'altro rispetto ad altre uscite gli stacchi sono contenuti tra i migliori, i primi 10 sono praticamente in 1 minuto e 30, vuol dire che davvero c'è un grandissimo livellamento dei valori. E comunque non dimentichiamo né Fabio Santus né Cristian Saracco né tantomeno Thomas Morrigel, perché questa è proprio la generazione che avanza, mentre Fulvio Albusa comunque tiene, perché insomma avere 6 minuti di ritardo da Verpalu e però finire una 50 km comunque ammirevole. Sì, senza dubbio. Södergren non guadagna nei confronti di Hjelmeset, almeno così pare, e forse neanche nei confronti del russo. Allora Södergren nei 45 km aveva un ritardo di rispetto a Hjelmeset di 21 secondi. Allora ha mantenuto il distacco. Ha mantenuto il distacco, però insomma 5 secondi nei confronti del russo sono recuperabili. Bisogna vedere che cosa ha in mano in questo momento Södergren. I tecnici gli daranno le segnalazioni giuste. È possibile anche che possa guadagnare nei confronti del giovane russo. Più complicato nei confronti di Hjelmeset. Adesso arriverà Bajcikak. Bajcikak che sì, penso abbia guadagnato qualcosa nei confronti di Hjelmeset, ma non abbastanza per andare davanti. No, forse ha perso nei confronti di Hjelmeset addirittura. Bajcikak aveva 9 secondi di distacco da Hjelmeset ai 45. Direi che ha mantenuto quel distacco a questo punto. Vediamo. Tanto col 146 siamo su Svartedal. Ma soprattutto su Bajcikak, attenzione. Arriva Bajcikak che va a prendere Svartedal. Ha perso terreno Bajcikak, devo dire. Bajcikak da Hjelmeset aveva 9 secondi, adesso sono 13, quindi veramente un elastico incredibile. Sì, una gara ed elastico per tanti tra l'altro. E adesso la cosa paradossale è che dopo aver perso metri su metri, Verpalu rischia di andare a prendere Bajcikak, anche se adesso lo vedo, vediamo un po' il tempo, ha mantenuto il vantaggio su Hjelmeset. Sì, sta gestendo la situazione al meglio, lui uomo di grande esperienza, tra l'altro colui che ha vinto qui a Dolmencon nell'ultima 50 in alternato disputata nel 2003, uno specialista di questo tipo di gare. Delusione dei mondiali tutto sommato, perché nella 50 con partenza in linea ci aspettavamo potesse fare bene, poi le cose non sono andate al meglio, però oggi si rifà con gli interessi. Andiamo a vedere in coda, non ci sono segnalazioni di altri ritiri. Eldar Röning, e questo cosa sta facendo? Questo ha staccato i norvegesi. Ah no, non è Filberg, mi sembrava strano. No, Filberg è più indietro col 155. Col 47 siamo su Schuttler. Però Filberg è riuscito a riportarsi sulle code di Estil. Sì. E questo fattore potrebbe valere la seconda posizione per Filberg, che è colui che sta rimontando alla grande. Eccolo lì su Estil. Eh sì. Gli ha preso un minuto. 29 secondi e 8. Filberg davvero sta facendo una gara straordinaria. Tra l'altro Essil sta tirando a tutta e rimonta anche lui. Guadagna praticamente 7 secondi su Verpalu, il tedesco. A questo punto il podio non è ancora definito, mancano gli ultimi 2,5 km. Qui chi ne ha veramente potrebbe guadagnare molto. Potrebbe guadagnare veramente tanto. Sì, un altro di quelli che stava guadagnando tantissimo è Lucas Bauer. Però era, insomma, era tardato, aveva perso parecchio nella prima metà gara. Eccolo qua, Hjelmeset, ormai pronto per il finale. Su Vilekzianin il vantaggio, abbiamo visto, era di praticamente 14 secondi. E non è detto che mantenga quella sua posizione sul russo. Ma anche se tutto sommato il russo mi sembra che abbia pagato qualcosa nel finale. Però comunque una buona prova di Hjelmeset, niente da dire. Insomma, tutto sommato il fatto di non aver gareggiato a Drammen martedì ha pagato per lui. Clara resiste ancora al momento in seconda posizione.
Sì, Clara, insomma, e finirà, non ci sono aggettivi. Speriamo davvero nei 10, perché sarebbe qualcosa di straordinario. Sì, sì, non ci sono aggettivi per descrivere la prova di questo ragazzo, mentre ai 47-400 metri dovrebbero passare in questo momento anche Dicente e Fredriksson. Non sono ancora passati, Clara al momento è decimo, ma devono passare ancora un paio di atleti che gli possono andare davanti. Sforzo finale per Jelmeset. Ma ha avuto un buon finale Jelmeset, tutto sommato. Ce la dovrebbe fare a stare davanti a Bilekzenin. Ma è andato forte negli ultimi 2 chilometri. Può darsi che possa recuperare nuovamente nei confronti di Philbrick. Questa gara d'elastico che è pazzesca. Ha ancora praticamente una cinquantina di secondi da poter spendere per stare davanti. Lo trascina tutto il pubblico. Ce la fa ampiamente. Vediamole sul rettilineo finale adesso, può allungare, distendere il passo, ce la fa e come. Si mette arrivato anche Fabio Santos, completore numero 141, ha guadagnato Jelmeset in questo tratto finale. Ha guadagnato 7-8 secondi, credo. Di più, mamma mia, ha raddoppiato il vantaggio su Bilekzenin. Sì. Ha finito decisamente forte Jelmeset. Si è tenuto tutto per il finale. Non so se sarà sufficiente per la vittoria questo finale. Però comunque una prova decisamente solida quella di Jelmeset. La vittoria non credo, però per il secondo posto è molto probabile. Dovrebbe essere secondo Jelmeset. Su Södergren, un altro di quelli che ha finito davvero forte. Vediamo se riesce a rimanere davanti al russo. Circa un minuto per arrivare. Buona prova anche di Anders Södergren in ogni caso. Che se l'è fatta tutta da solo, dall'inizio alla fine. E si è anche gestito bene, devo dire, perché anche lui finisce molto bene. Guardate come distende bene, come spinge forte. Sì, lui tra l'altro è partito fortissimo, ha accusato un leggero cedimento tra il 15° e il 30° chilometro, poi è ripartito a tutta. Qui siamo su Verpalu per la prima posizione. Che ha raggiunto, allora... Forse Thomas Morigol. Sì, sì. Sì, è lo stesso berretto simile di Giorgio Dicenta. Dovrebbe andare davanti al russo Södergren, se la gioca comunque, vediamo. Ecco, qui vediamo, è sul rettilineo finale praticamente Södergren. Sì, 20 secondi per chiudere. Dovrebbe farcela. A Russo che ha pagato qualcosa proprio nel finale, però insomma è autore di una grande gara. Scavalcato da Södergren e gli ha guadagnato praticamente 12-13 secondi Södergren. Sì, sì, è così. A 21 di ritardo da Jelmeset, Södergren ha avuto un gran finale perché ha mantenuto il ritardo dei 47,4 km su Jelmeset, che invece, vi abbiamo detto, ha guadagnato 14 secondi sul russo. Esattamente. Södergren sul russo ha guadagnato, aveva 6 secondi di ritardo e ne ha al traguardo 8, 7 diciamo, quindi sì. 13. E qui siamo su Bajcica, che forse ha pagato qualcosa nel finale, rischia di non rimanere davanti a Södergren, se la giocano. Anche lui è sul rettilineo finale praticamente, c'è già Verpalu dietro però. Sì, però direi che per Södergren e Bajcica non sarà podio a questo punto, perché Philbrick da dietro stava tornando su fortissimo, Bajcica che è davanti a Södergren a mio avviso. Sì, sì, è davanti a Södergren, si va a collocare in seconda posizione ma arriva Verpalu. Comunque una conferma per questo atleta che secondo me è una delle rivelazioni della stagione, in positivo ovviamente. Quindi la sua vittoria a Reitingen-Winkel non è stata una meteora come qualcuno poteva aver pensato, anzi tutt'altro. Mentre Verpalu perde qualcosa nei confronti di Jelmeset, ma rimane comunque primo e si aggiudica la vittoria probabilmente, Fiedel permettendo. Beh, non credo che possa guadagnare così tanto, più di 20 secondi nel finale. Qui c'è l'abbraccio tra i due. Due veterani. Arrivato anche Morigol in questo momento. E anche Svartedal arriva adesso. Allora, Fiedel aveva 30 secondi di ritardo da Verpalu, mi sembrano davvero troppi per poter pensare di vincerla la gara, onestamente, perché poi Verpalu nel finale è andato bene. Verpalu, andiamo a vedere, rispetto a Jelmeset ha perso un paio di secondi. Verpalu ha avuto un gran finale, per cui credo che la vittoria sia al sicuro per l'Estone. Qui intanto Philbrick prova. No, è già dietro, probabilmente dietro anche a Jelmeset, ma dovrebbe essere da podio. Philbrick era stato secondo in questa stagione proprio in Val di Fiemme nel doppio inseguimento. Oggi potrebbe conquistare il suo terzo podio. Una gara si fa staccare da Estil nel finale. Attenzione che potrebbe essere davanti a Jelmeset. 51. Sono lì veramente per pochissimo, incredibile. Un decimo. No, 5 decimi. Per mezzo secondo Philbrick davanti a Jelmeset. Grandissima gara di Jens Philbrick. E Bajcica che finisce fuori dal podio. Ed Estil invece, che è arrivato in questo momento, sarà forse quinto.
adesso vediamo. O sesto tra quelli che sono arrivati finora. Sesto, dietro al russo, quindi come avevi detto il russo è nei 5. Sì, però manca grandissimi ancora... gli italiani. No, non manca nessuno. Manca Fredriksson e Di Centa praticamente, ma... Eccolo qui Giorgio Di Centa che ha staccato... No, non siamo su Di Centa, no, qui siamo su Valbusa. Questo è su Jakmaj. Valbusa, Jakmaj oggi decisamente deludente. Hanno un tempo molto alto tutti e due. Guarda Svartel che è finito fuori dai 15. Sì, è proprio crollato e perderà almeno altre tre posizioni. Allora, ragazzi, abbiamo due italiani nei 10, in una 50 in alternato e non si chiamano Valbusa e Di Centa, che sono i due nomi da sempre per noi importanti, ma si chiamano Checchi e Clara, e questo ci garantisce davvero di avere un ricambio generazionale e anche una bella sfida interna per arrivare fino a Torino 2006 con uno squadrone. Sì, sì. Al maschile abbiamo uno squadrone. Sì, sì, non sarà facile per Albarello scegliere, però ben venga questa abbondanza. Al momento sono nono e decimo, perché anche Skjeldal, grazie al trenino di Essil, si è inserito davanti ai nostri, che arrivare nono e decimo, dodicesimo e tredicesimo cambia poco. Qui siamo su Fredriksson che ha leggermente staccato Giorgio Di Centa. Si dovrebbero inserire ancora Fredriksson e Di Centa davanti ai due azzurri, perché il vantaggio che avevano era enorme, per cui ok nei primi 13, ma comunque. Ma non cambia la portata del risultato di squadra, perché poi nei 30 quanti ne abbiamo? 6 penso. Al traguardo sono già in 5 nei primi 23. Arrivando Di Centa ne abbiamo 6. Nei 23 Valbusa è appena a ridosso dei 30, per cui insomma comunque dietro la Norvegia in alternato c'è l'Italia. Sì, sta arrivando Lucas Bauer che insomma ha fatto gran parte della gara insieme a Di Centa e Fredriksson, poi Giorgio non ha avuto le forze per seguirlo, avrebbe guadagnato diverse posizioni rimanendo con Lucas Bauer. Lucas Bauer che era partito esattamente 30 secondi prima di Giorgio, un Giorgio che non so se finirà nei 10, sai? Adesso aspettiamo. Arriva Bauer. Sì, che sarà davanti ai nostri. Tra l'altro Checchi per meno di 2 secondi rimane dietro a Skjeldal. Sì, Lucas Bauer è davanti, sarà ottavo. Sì, nettamente insomma davanti a Skjeldal. E aspettiamo Di Centa a questo punto, che là in fondo sta arrivando con Fredriksson. E Giorgio sarà decimo a questo punto. Ottavo, Fredriksson dovrebbe inserirsi davanti, infatti è così, se la gioca con Estil, se la gioca con Estil dovrebbe dietro essere dietro. Estil, dietro ad Estil. Estil che ha avuto un buon finale di gara, probabilmente negli ultimi 15 km è stato uno dei migliori. E Di Centa Giorgio è il migliore degli italiani. Sì, decimo. Di Centa è il migliore degli italiani. Nono addirittura. Quindi è rimasto davanti a Lucas Bauer. Meglio ancora. Gran finale comunque di Giorgio, che ha tenuto molto bravo. Per cui ne abbiamo 3 nei 15, se non sbaglio. 3 nei 13. Meglio ancora. 4 nei 17. Adesso è arrivato Demeter che è dietro, però è davanti a Santus che scala in 18esima posizione. 4 nei 20, insomma, a mio avviso è una grande prestazione, davvero. Allora, bisogna, credo ormai, sì, si aspetta Angerer, ma nel finale Angerer non ha saputo tenere quelle posizioni che aveva. Allora, vediamo un po'. Situazione quasi definitiva al traguardo. Di Centa e nono, il podio Verpalu, Filbrigt e Hjelmeset. Hjelmeset battuto per mezzo secondo per il secondo posto dal tedesco. Di Centa nono a 2 minuti. Checchi, Clara, 12°, 13°. Santus, 18°. Saracco, 22°. Morrigel, 27°. Valbusa 34°. Sì, l'ottava vittoria in carriera per Verpalu, praticamente tutte in alternato. Lui è uno specialista di questa tecnica, forse il più grande specialista al momento. La sorpresa, a mio avviso, è Filbrigt, che insomma nessuno si aspettava su questi livelli. Secondo, praticamente uguale al miglior risultato in carriera, però insomma fare secondo in una 50 Dolmen Colle non è cosa da tutti, tra l'altro in alternato. Terzo Hjelmeset, che era molto atteso. Tutto sommato delusione da parte della squadra norvegese, perché comunque Estil doveva lottare per la vittoria, al momento è settimo e lì finirà. Svartedal era in lotta per le prime posizioni, poi è saltato e non chiude nei primi 15. Okland non è partito, Skjeldal si è difeso la grande a ridosso della 10ª posizione, però insomma un bilancio abbastanza negativo tutto sommato, visto le aspettative della vigilia. Hanno mancato la doppietta che invece realizza Verpalu, perché nelle ultime 2 edizioni esatto. Holmen Collen in alternato, cioè 2 anni fa e quest'anno vince lui.
intanto arriva Tobias Sangerer che andrà davanti al nostro Fabio Santus. Sì, però dietro sia Adicenta che Chieclara. Clara oggi credo che sia, insomma, perché Chiechi ci ha abituato a prestazioni, anche per lui è un grandissimo risultato. Sì, sì, sì. Però la sorpresa o comunque la bellissima prestazione degli italiani è soprattutto colorata da questo tredicesimo posto fantastico di Clara. Sì, tanto per intenderci, Checchi era stato tredicesimo all'Acti in tecnica libera. Oggi è ottimo, se non sbaglio, dodicesimo. Clara è stato undicesimo all'Acti in tecnica libera, oggi ottimo tredicesimo. Questi ragazzi sono già il futuro, il presente, non il futuro, sono già il presente per l'Italia. Allora vediamo cosa ci dice Marco Albarello. Marco, mi senti? Sì, ti sento bene, buongiorno a tutti. Ben ritrovato. Ciao Marco. Grandissima giornata per il fondo che in alternato credo vive oggi una giornata storica, Marco. Ma penso che dopo che ha smesso questo asinone che vi sta parlando, abbiamo trovato di noi dei ragazzi che in classico hanno fatto veramente una cosa fantastica oggi, veramente bravi, bravissimi a tutti. Incredibile, Giorgio, nonostante insomma non venisse da un periodo fortunato per il fatto dell'influenza, ha saputo tenere per stare nei 10, ha saputo soffrire, perché è questo che c'è bisogno in questo tipo di sport, bisogna saper soffrire. Ma bellissima prestazione di Checchi, di Clara, di Morrigel, di Santus e Saracco, generoso anche Valbusa. Te ho un commento. E Morrigel nei 30 anche lui, 6 nei primi 30, meglio della Norvegia. Ma penso che veramente, come vi ho detto prima, commenti a mio parere sono superflui, perché veramente hanno fatto una cosa fantastica e ripeto, Giorgio mi fa pensare ancora una volta di più purtroppo a 50 dei campionati del mondo, perché veramente forte oggi ha tenuto duro anche non essendo soprattutto in condizioni buonissime dopo questa influenza veramente forte. Il Checchi ci ha creduto dopo una benissima 50 ai mondiali e i giovani veramente mi hanno stupito, perché sono veramente forti, speriamo che abbiano la voglia, la costanza e la perseveranza di continuare così. Grazie mille Marco, noi siamo arrivati in conclusione, abbiamo pochissimi secondi, ci sentiamo comunque la prossima settimana a Falun per il finale di stagione. Fai davvero un grande complimento a tutti i ragazzi. E complimenti a te soprattutto. No, complimenti ai ragazzi, sono quelli che lavorano e sono quelli che fanno i sacrifici, noi dobbiamo solo metterli in condizione di poter dare il massimo, e questo un plauso ai miei tecnici, a tutti gli schimè, ma soprattutto ai ragazzi. Grazie Marco, alla prossima. Grazie mille Marco. E qui vediamo il vincitore di giornata, Andrus Verpalu, ma davvero il movimento degli italiani in alternato, in classico, cresce.